L'analisi comparativa economico-ambientale sulla stampa d'ufficio è un progetto che abbiamo portato avanti, promosso da Epson Italia e con la collaborazione del Comune di Padova. In sostanza, il progetto vuole esaminare attraverso una valutazione multiparametrica quelli che sono i vantaggi delle nuove macchine multifunzione Epson WorkForce Pro Rips confrontati con quella che è la stampa tradizionale da ufficio che si appoggia alla tecnologia laser. Il progetto, senza scendere troppo nei particolari tecnici, ha visto una suddivisione in più fasi, una progettazione a tavolino di quella che è stata tutta la fase di analisi comparativa, quindi siamo andati a identificare una serie di indicatori economico-ambientali per poter poi andare a monitorare sul campo quelle che erano le prestazioni delle macchine comparate. La fase successiva, che è stata quella di monitoraggio vera e propria e che se volete si porta dietro il carattere di innovatività di questo progetto, è avvenuta nel settore della Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Padova, dove sono state sostituite due macchine con le nuove Epson WorkForce Pro Rips, due macchine, una multifunzione formato A3 e una multifunzione formato A4. Ciascuna di queste macchine è stata confrontata nel lavoro quotidiano da ufficio con una analoga macchina di tecnologia laser. Sono stati installati dei wattmetri di monitoraggio e sono stati fatti vari campionamenti lungo degli step predefiniti dal programma di campionamento. L'ultima fase, quella subito successiva alla raccolta dati, è stata l'elaborazione e lo sviluppo di un report di analisi. C'è da dire che tutta la procedura di campionamento, il monitoraggio e l'elaborazione finale dei dati, per una maggiore attendibilità e veridicità dello studio, è stata verificata dall'ente di certificazione BSI Italia. I risultati dello studio sono stati molto sorprendenti. Infatti, si è verificato che le stampanti Epson WorkForce Pro Rips hanno permesso un risparmio in termini di costi energetici dell'88% in media rispetto alle laser tradizionali. Dal punto di vista ancora dei carichi ambientali, abbiamo registrato una riduzione media dell'84% del volume di rifiuti dovuto ai consumabili di stampa esausti. E infine, un altro dato molto interessante che si è registrato è il risparmio in termini di costi di gestione pari al 66%, quindi dei tempi di gestione ridotti di circa il 66%. Questi dati, così importanti e così netti nel paragone, nel confronto, sono dovuti soprattutto alla nuova tecnologia di stampa utilizzata dalle Epson WorkForce Pro Rips, quindi tecnologia inkjet applicata alle attività da ufficio, che non ha bisogno di un'unità fotoconduttore e del fusore, che sono gli apparati che nella tecnologia laser si portano dietro il maggior consumo energetico. L'altro carattere innovativo sono le sacche di inchiostro che hanno una maggiore capacità di stampa rispetto ai toner della laser e anche si portano dietro un alleggerimento in termini quindi di rifiuto del consumabile esausto. Infine, a conclusione dello studio, abbiamo realizzato una simulazione di scenario, se tutte le macchine del comune di Padova, quindi di un comune di grandi dimensioni, venissero sostituite con le macchine Epson WorkForce Pro Rips. Il dato, economico, che ne risulta è di un risparmio di circa 20.000 euro, l'anno sui consumi, principalmente di tipo, energetico, di elettricità.